guardato l'orologio, ho e scoperto che domenica è, e quindi gli acquisti fumettosi cominciati sono. E se lo dice il grande Yoda, ragazzi, ma che cosa possiamo fare? Fermiamo il traffico, fermiamo tutti e fermiamoci adesso, perché oggi abbiamo un puntatone, ragazzi. Ma quante cose, mettetevi seduti, perché c'ho un sacco di cose da farvi vedere, da farvele vedere bene e da parlarvici bene. Non lo so, mi è venuta così alla Toscana. Ciao ragazzi, bentornati qui sui fumettosi della settimana. Siamo qui con questa mega puntata molto 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 pregna ed interessante. Che cosa volevo dire? Volevo dire che cominciamo subito. Io direi che potremmo partire con il topolino numero 3341. 3341, estremamente rock questo topolino, eccolo qua, bello bello bello. E insomma, il topolino è il nostro fumetto di punta settimanale. 3341 di topolino, questa copertina molto rock. Andiamo a vedere che aria tira a Paperopoli, ragazzi. Mi sono chiesto spesso perché non fanno un talent show dedicato a chi riesce a combinare i guai più grossi, poi mi sono anche risposto allora cominciamo, andiamo subito alla prima storia, anche perché questa domenica di cose da vedere ne abbiamo tantissimo. X Music le audizioni, primo episodio di Bruno Enna e Marco Mazzarello ai disegni, quindi reality della musica, così è arrivato anche, oddio che carino, questo è Geox di Frozen 2. E niente, fine del primo episodio di questo reality di musica. Dopodiché vi volevo far vedere questa storia, perché è scritta da Gabriele Panini e Giuseppe Zironi, sceneggiata da Gabriele Panini, ma è disegnata dal mio preferito Paolo Mottura. Guardate questa prima tavola, ragazzi. No, io, guardatemi questa prima tavola, guardate, cioè già dalla scritta, dalla tavola, Mottura, vi faccio vedere qualche altra tavola. Guardate questo treno, guardate che spettacolo questo treno. Io adoro Mottura, lo adoro, mi piace troppo come disegna. Aspettate, guardatemi questa splash. Mottura è il numero uno, e Mottura mi piace veramente veramente tanto. Complimenti a... guardate questa del treno, guardate che roba, ragazzi. No, vi lascio un secondo così, ma è uno spettacolo. È uno spettacolo. E vabbè, niente, ci tenevo a farvela vedere per bene, perché merita assolutamente. Dopodiché abbiamo le solite publicity. E poi abbiamo qui un'altra storia, che è Filo e Brigitta e i tesori di serie B. Gli SMS di Napoleone? Ah, però... di Roberto Cagnor e Valerio Held, altro grande disegnatore, Valerio Held, ragazzi, altro grande disegnatore, grandissimo talento, tra l'altro grandissima persona, l'ho conosciuto una sera, è venuto in negozio, veramente una persona squisita, veramente una persona squisita e grande disegnatore, Valerio Held. Guardate questa tavola finale, Mottura io l'adoro, ma Valerio Held è veramente tanta tanta roba. Dopodiché abbiamo Paperino e il furto galattico dell'inverno. Soggetto e sceneggiatura di Pat e Carol McGreal. Attenzione, disegni di Massimo Massimo Fecchi. E quindi insomma, disegnata in maniera molto molto carina. Guardate questa tavola, anche questa molto 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 bella. Fine della prima puntata, anche qui, e intrigante. Poi abbiamo Zio Paperone e La Maga al Libro Paga. La Maga al Libro Paga. Yo, di Alessandro Sisti, Alessandro Del Conte ai disegni. Ci sono due nocciole, c'è una melia, insomma, anche questa sembra disegnata decentemente. Questo numero mi piace, quello scorso non mi faceva impazzire, questo qui mi piace. E andiamoci a sbirciare questa copertina, credo di Cavazzano, di aver letto che è di Cavazzano, perché ci sarà una storia appunto di Paperinic scritta da Marco Gervasio e disegnata da Cavazzano, e quindi la copertina dovrebbe essere di Cavazzano, del numero 3342. Ragazzi, poi prendete i biglietti, perché il 18 al cinema esce il nono episodio di Star Wars, che chiude
42 anni di saga di Star Wars. Poi partiamo dai manga, perché c'è un manga molto grande, molto molto particolare. Io sono Shingo, numero uno di Katsuo Umetsu, e ho sentito dire che non sono così ferrato sui manga, è da poco che rimango, e quindi niente, è da poco che li mastico, e quindi niente, dice che Umetsu non è molto pubblicato in Italia, adesso stanno cominciando a pubblicarlo con questa Umetsu Collection, e quindi vi faccio vedere, annaggia, venite a vedere questo qui se non lo conoscete, annaggia. Io sono Shingo, ragazzi, io sono Shingo di Umetsu, della Umetsu, di Katsuo Umetsu. Allora niente, ragazzi, vi volevo far vedere, l'ho guardato, sfogliato per un po' di volte, dopodiché mi sono convinto. Io vi faccio solo vedere questo pazzoide qui che cosa disegna. Allora, intanto beneficiamo di qualche tavola a colori, ma guardate questa, pensate a disegnarla questa, ragazzi, pensate a disegnarla, guardate tutti, aspettate, vi faccio vedere il dettaglio, guardate, pensate a disegnarla questa, tanta tanta roba. Ma non finisce qui, c'è un uso del colore, vedete, bianco e nero con il giallo. Dopodiché si passa a bianco e nero. Il character design dei personaggi non mi fa impazzire, ma ragazzi, qui si passa da bianco e nero e giallo, bianco e nero e rosa, bianco e nero e verde, ma soprattutto, aspettate, vedete, questa è in verde, quindi c'è un uso molto particolare del colore. Guardate questa qui, ma guardate questo pazzo, ecco, questa è quella che dà la copertina al volume, ma guardate questo pazzo che cosa disegna. Quello è il blu, guardate il giallo, guardate qua. No, vabbè, ragazzi, allora, guardate qua. Questo pazzo che cosa disegna? Pensate che cosa è fare queste due tavole? Cioè, questo mi ha fatto capire, lo devo vedere. Questa serie, guardate qua, guardate anche questo dettaglio qui. Cioè, tanta, tanta, tanta roba. E questa serie, vi consiglio, guardate anche questo. No, vabbè, ragazzi, questo è un pazzo scellerato che va assolutamente comprato. E guardate anche qui, guardate. E questa è una serie, mi sembra, da 15 volumi, no, da 10 volumi, è una serie da 10 volumi, il costo è di 15 euro l'uno, però se li comprate su Amazon risparmiate 2 euro a volume, il che vuol dire che 20 euro ve li tenete in tasca. Io sono Shingo di Katsuo Umetsu, è una storia di robot, di emancipazione di un robot, insomma, devo dire, mi intriga. E poi i disegni, ragazzi, volume grande, guardate, questa è la mano, insomma, ragazzi, forza, correte a prenderlo. Altro numero uno, che lo sapete che io ho una malattia per i numeri uno, lo sapete che sono malato per i numeri uno, e questo è Equis, insomma, questo qua, di Kei Sambe, numero uno, è lo stesso di Erased, lo stesso autore di Erased, un seinen molto adulto, molto serio, quindi andiamolo a vedere. Storia molto 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 pesante, vediamo se c'è dietro la sinossi, ve la leggo. Serry Nakayo è uno studente dei superiori, quando era bambino qualcuno ha ucciso i suoi genitori e adesso lui vive solo per vendicarsi, sia a scuola che fuori. Il suo unico scopo è trovare la forza e il denaro necessari a compiere la sua vendetta, e per ottenerli non esita a sporcarsi le mani. Ma cosa lo aspetta una volta raggiunto l'obiettivo intorno a cui ruota tutta la sua vita, che persegue malgrado l'opinione contraria di un'amica e dei nonni, unici parenti che gli sono rimasti? Si alza il sipario su una drammatica vicenda in cui la ricerca del colpevole si intreccia a quella delle relazioni familiari perdute. E ragazzi, è molto molto pesante, però mi ha intrigato molto, e devo dire che i disegni mi piacciono i disegni, tavole grandi, insomma, quindi non da cecarmi, un seinen da adulti, quindi insomma l'ho preso, mi ha intrigato, vedremo come sarà. Ecco di Kei Sambe. Sempre seinen, praticamente da adulti, ma bellissimo, oscuro e luminoso, e basta. E Girl from the Other Side, il numero 6. Questo, ragazzi, non credo di dovervelo presentare, Girl from the Other Side, siamo arrivati al numero 6, vi faccio dare un'occhiata solo, se non lo conoscete, ragazzi, andate a recuperare, perché è uno dei pochi manga che esce completamente fuori dagli schemi, insomma, anche dai disegni lo potete vedere. Una fiaba, ecco, una fiaba agrodolce, una fiaba oscura, quindi assolutamente, guardate questa tavola, assolutamente da prendere.
questo è il numero 6. Che dicevo prima del problema dei numeri 1, Radiant numero 1, un manga europeo, credo francese se non sbaglio, ne parlano tutti un gran bene, e che facevo un numero 1 e me lo facevo scappare, e ci vogliamo far parlare dietro per un numero 1 dopo che me ne hanno parlato in tanti. E niente, ho detto proviamo questo primo numero di Variant. Ci sono dei nemesis, dei mostri che cadono sulla terra, e questo ragazzo decide di combatterli, ma non solo di combatterli, ma di andare anche proprio alla fonte e distruggere la fonte dal quale vengono i nemesis. Beneficiamo anche di qualche tavola a colori, eccola qua, e poi abbiamo il disegno che devo dire è veramente notevole. Credo che sia francese se non sbaglio, mi sembra sia francese, comunque è un manga europeo sicuramente, e quindi insomma tutti ne parlano benissimo di Radiant. Questo dovrebbe essere uno shonen, ogni tanto è scritto un pochino piccolo, ma vedremo di impegnarci a leggerlo. Questo è Radiant numero 1. Non riesco a ricordare quel che dico dei numeri 1. Un altro numero 1, ragazzi! Black Knight Parade di Hikaru Nakamura. Eccolo qua, un altro numero 1. J-pop, seinen anche questo. È un periodo che mi sto dando ai seinen, alle cose serie, impegnative, oscure, misteriose. Black Knight Parade di Hikaru Nakamura è un altro seinen, una notte di Natale, un Babbo Natale oscuro, e insomma, quindi insomma mi ha intrigato anche questo, e chissà, è un numero uno, io storie nuove, novità, niente, è una calamita troppo forte per me, è una calamita veramente troppo forte. I disegni sono molto belli e vedremo che cosa succederà. Pare che un Babbo Natale vestito di nero si aggiri per le strade a caccia di bambini cattivi da gettare nel suo sacco. Il giovane Miharu Ino pensava di passare il Natale a lavorare come commesso part time, prima di un incontro fatidico che gli regalerà un nuovo impiego, una collega carina e una buona paga. Ma si tratterà di un sogno o di un incubo? Insomma, mi intriga. Numero uno, un altro numero uno. E poi ho recuperato il numero 3 e il numero 4 di Homunculus, perché ho letto i primi due e devo dire che tra disegni e trama questo manga mi sta piacendo veramente veramente tanto. Sono 10 volumi, ho recuperato il 3 e il 4. Ragazzi, se non avete mai letto Homunculus, dategli un'occhiata, vi faccio vedere qualche tavola al volo, giusto per darvi un'idea della bellezza comunque dei disegni. I disegni sono molto belli, ma la storia la fa da padrone. I disegni sono molto belli, ma è una serie che mi sta intrigando veramente veramente tanto. È una storia vecchia conclusa, una serie vecchia conclusa, quindi la potete recuperare tranquillamente, sono 10 volumi. Leggete il primo e vi intrigherà sicuramente, insomma, è molto 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 intrigante. Io ho recuperato il numero 3 e il numero 4. E ora veniamo all'Italia con L'assedio di Mezcali, text numero 710. Eccolo qua, 710. Poesia. L'assedio di Mezcali, 710 di Tex. Diamogli un'occhiatina, perché intanto vi faccio vedere l'anteprima del numero 711, che sarà in edicola dal 7 gennaio, I vigliacchi e gli eroi. E bellissimi disegni di Filippucci su testi del grande Nizzi. Quindi inizia ai testi di Tex. Insomma, è tanta roba. Che cosa ho preso in edicola? Il numero che si sono già letti loro? Allora, vediamo. Belli. I disegni mi hanno molto intrigato, devo dire. Guardate le tavole. Mi piace molto come disegna e quindi mi piace. Sono rimasto un po' indietro con Tex, veramente sono rimasto indietro con tutti, perché compro molto più di quello che riesca io materialmente proprio a leggere. Però, insomma, mi sembra molto molto bello. Ha un tratto del disegno che mi piace veramente molto. L'assedio di Mezcali, Tex numero 710. Anche di Classic Tex ne abbiamo due, abbiamo il numero 72 e il numero 73, perché il 72 era rimasto lì in edicola, c'era sfuggito a me all'edicolante, e quindi ho recuperato due numeri insieme. Ed eccoli qua, il 72 e il 73 di Classic Tex, Il pazzo del Monte Superstizione e Un ignobile furfante. Vi faccio vedere al volo per chi non l'avesse mai sfogliato il Classic Tex, magari tutti i nuovi iscritti, una parte dei nuovi iscritti non lo conoscono, è la ristampa integrale da zero di Tex a colori. E insomma, quindi le vecchie tavole di Galeppini, le vecchie tavole delle strisce meritano assolutamente. Il 72 e il 73 ce l'abbiamo qui, quindi ovviamente non andiamo a vedere la copertina del prossimo numero del 72 perché ce l'abbiamo qui, ma andiamo a vedere la copertina del numero 73, che sarà L'assalto alla Kansas Pacific. Sarà in edicola dal 20 dicembre e sarà il numero 74. E abbiamo recuperato 72 e 73 di Classic Tex.
Le nuove avventure di Mister No arrivano al numero 6 e si chiama A Costo della Vita. Vediamolo un po' questo A Costo della Vita. Questo A Costo della Vita disegnato da lui, da Roberto Diso. Ah, tutto di Roberto Diso. Attenzione, soggetto sceneggiato da Luigi Mignacco. Questo è tutto di Diso. Beh, Diso è Mister No, ragazzi. Diso è Mister No. Ferri, Diso, ma io Diso lo identifico, guardate questa tavola, lo identifico completamente con Mister No. Ho anche un suo disegno autografato e insomma io adoro Diso su Mister No, quindi tanta roba, ragazzi. Se non avete mai letto Mister No, sono al numero 6 di queste nuove avventure. Merita, ragazzi, recuperate questa serie di Mister No perché merita assolutamente. Ah, poi ritornano in edicola Le avventure dello sconosciuto di Magnus, in una nuova serie. Questo mi intriga e vedremo un attimo se prenderlo o no, prendere almeno il primo numero. Questo era il 6 delle nuove avventure di Mister No. Anche Tex Wheeler, la serie appunto di Tex da giovane, ha il suo primo speciale. Speciale Tex Wheeler, e dice che è fantastico, soprannaturale. Stranissimo per Tex, perché non, insomma, è successo veramente forse solo l'alieno verde, insomma, quindi fantasmi di Natale. Questo mi intriga veramente tanto. Sono veramente veramente incuriosito da questo speciale, perché è una storia fantastica di fantasmi, è una storia fantastica su Tex, è una rarità assoluta. I disegni sono di la sceneggiatura di Mauro Boselli, i disegni sono Marco Ghion, e ha anche questa particolarità, ragazzi, guardate, c'è un uso del colore fatto come quello del appunto di del manga di Uketz lì, com'era? E quello di prima, che faceva vedere questo uso del bianco e nero, ma col rosso o col verde o col blu, insomma, quindi una novità assoluta questo uso del colore abbinato al bianco e nero in Tex, e il soprannaturale in Tex. Quindi, ragazzi, un numero che mi intriga da morire, poi ambientato tra la neve d'inverno, mi piace tantissimo, non vedo l'ora di leggerlo questo Fantasmi di Natale. E poi abbiamo Capitan Mickey numero 43, che vi devo presentare a Capitan Mickey, è vero che ci sono tanti... Ah, benvenuti nuovi, tutti nuovi iscritti, siamo, quando sto registrando, a 3117, quindi niente, non ce la faccio a starvi dietro, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, ve lo faccio vedere anche a voi che siete appena arrivati. Per tutti i nuovi iscritti vi faccio vedere Capitan Mickey, perché la IF sta ristampando tutto Capitan Mickey in grande formato e a colori. Quindi se volete scoprire o riscoprire o collezionare un fumetto degli anni che furono, e quindi che vi riporti indietro nella storia del fumetto, beh, Capitan Mickey e il Grande Black sono due serie che sono uscite in edicola, stanno ancora uscendo, ma insomma si recuperano un po' dappertutto. Questo è il numero 43, vediamo se mi sbaglio, è il numero 43 di Capitan Mickey ed è Lotta di Rangers. Veramente, veramente tanta roba. E abbiamo anche il numero 9 di Storia del West di Gino D'Antonio. Bello, bello, bello. Anche questo per tutti i nuovi, per i vecchi, giovani, bambini, donne, insomma, per tutti quanti, e ve lo faccio vedere. La Storia del West di Gino D'Antonio arriva al numero 9, pubblicato sempre da IF, Gazzetta, eccetera, eccetera. Questa è un'epopea western bellissima. Guardate i disegni, guardate i colori, poi le tavole grandi, guardate che roba. Qui si respira la vera storia del West, ragazzi. Bello, bello, bello. Anche questa è una serie arrivata al numero 9, se la volete recuperare non è difficilissimo. Anche questa è una serie bellissima, con dei disegni splendidi, una storia bellissima, quindi da recuperare assolutamente. Guardate questa tavola. Bella, bella, bella. Tanta, tanta roba, ragazzi. Bello questa storia del West. E questa è la copertina del numero 10, che sarà in edicola dal 4 gennaio. La pattuglia. Ma questo era l'oro della California. E quindi, ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta, che veramente veramente tanta tanta roba, abbiamo visto veramente dei pezzi notevoli, delle cose molto intriganti. Ditemi che cosa ne pensate, ditemi che cosa avete preso, che cosa condividete con me e che cosa non condividete con me. Volevo solo farvi un piccolo appello, tra noi collezionisti, tra noi appassionati di qualunque cosa, cerchiamo di essere buoni e rispettosi l'uno con gli altri. Ogni tanto sento, cioè, se uno apprezza Topolino e un altro non gli piace, non è che chi lo compra è un cretino o chi non lo compra è un cretino, e anche chi gli piace, a chi è piaciuto Attica è un cretino, oppure chi non gli è piaciuto Attica è un deficiente. Non funziona così. Cerchiamo di avere rispetto per le opinioni di chiunque, anche perché quando si tratta di fumetti, appunto, la nona arte,
è arte, quindi è estremamente soggettivo. E poi lasciamole fare a altri gruppi, altre cose. Noi nerd siamo bravi, buoni e ci vogliamo tutti bene, quindi siate rispettosi. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, già ve l'ho detto, scriccate, messaggiate, mi piaciate, condividete il video, fatelo vedere agli amici, invitate il vicino di Pianerottolo, fate una sezione alla prossima riunione di condominio, vedete i video di 8-bit, insomma fate come vi pare. Vi voglio solo ricordare l'Emporio di Sheldon, il gruppo open su Facebook dove comprare, vendere, scambiare tutto ciò che è nerd, lo approviamo io e mia moglie, quindi basta che chiedete di essere iscritti e verrete iscritti, perché più siamo e più sarà facile trovare chi compra, chi vende, e quindi è più facile, insomma, avete capito, no? Vi volevo dire l'ultima cosa, non si sa che cosa succederà a gennaio con questa legge Coppa eccetera eccetera, magari limiteranno alcuni video, magari no, comunque io da gennaio, quando dovesse cambiare qualche cosa, metterò ogni volta che pubblico un video il link su Facebook e su Instagram, sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram, quindi iscrivetevi a uno dei due o a tutti e due, perché magari appunto sarà più facile essere aggiornati sulle uscite dei video. Intanto cliccate sulla campanellina, perché magari siate alcuni video danno meno visibilità per questa assurda legge, magari voi siete iscritti, avete la campanellina e vi arriva l'avviso. Ma soprattutto ricordate sempre che io sono Shingo, io sono Manuel, questo è 8-bit e siete sul canale più nerd di YouTube.